Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Prima di iniziare con i prodotti terminati del periodo, vi invito sempre a sottoscrivere il canale e magari a lasciare un bel like. Allora, cominciamo con i prodotti make-up del periodo, terminati appunto. Innanzitutto questo fondotinta del marchio MAC, quindi un marchio professionale, Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Questo è appunto un fondotinta waterproof che promette una lunga durata, è un prodotto professionale. Mi sono trovata, direi, abbastanza bene, sia per il livello di coprenza che per la durata nel giorno. E la colorazione che ho usato io è un NV20, che ha un sottotono, diciamo, adatto a chi come me ha un sottotono della pelle abbastanza tendente al giallo piuttosto che al rosa. Ripeto, il livello di coprenza è buono, considerate che questo io l'avevo preso per il matrimonio, poi ne ho usato un altro alla fine perché temevo che fosse questo il motivo di alcuni brufolini che avevo, e invece l'ho riprovato di recente. Il motivo dei brufolini non era questo fondotinta, per cui l'ho rimesso in utilizzo e l'ho addirittura terminato. Non escludo che lo ricomprerò. Dopodiché, altro marchio make up che sicuramente ricomprerò perché mi è piaciuto moltissimo, è il Give Me Brow della Benefit. È una sorta di mascara colorante per le sopracciglia. Questo è lo scovolino, molto sottile, molto adatto a disegnarle, ad infoltirle. Mi sono trovata benissimo. Ha un costo abbastanza elevato, superiore ai 25 euro, se non ricordo male, 25-27, però li vale tutti. Inoltre considerate che disegnare bene le sopracciglia equivale a mettere una cornice, diciamo, agli occhi, quindi è importante disegnarle bene con un prodotto valido. Questo ve lo consiglio. Ho terminato questo piccolo tester che mi era stato regalato in combo con una rivista, se non erro Gioia, e è il mascara Lancôme. Mi sono trovata benissimo, ha un effetto volumizzante molto importante ed inoltre considerate che ha una colorazione molto molto nera, molto intensa, quindi l'Hypnose Drama come mascara mi è piaciuto e lo consiglio. Questo è lo scovolino, un pochino grande con questa forma d'onda, vedete, però comunque utilizzabile in modo abbastanza semplice. Questo anche è un prodotto che vi consiglio. Non so se lo comprerò perché Lancôme è un marchio comunque abbastanza costoso, ma per occasioni importanti l'Hypnose Drama mi sembra un mascara valido. Andiamo ancora avanti. E ultimi prodotti make up che vi segnalo, che ho terminato, sono addirittura ben tre matite identiche del marchio Essence. Sono matite per la disegnare le labbra, delle long lasting lip liner, e il colore che io utilizzo è lo 05 Lovely Frappuccino. È un nude perfetto, diciamo, non so se si intravede quello che è rimasto. Ripeto, io ne compro sempre 2-3 a colpo, anche perché vengono solo 1,89 euro, se non erro, perché sono ottime e sono all'altezza di marchi più costosi. Quindi queste, se le trovate, prendetele assolutamente. Con un po' di gloss superiormente, diciamo, regalano delle labbra come dire nude perfette. Nakomi è un marchio che ho conosciuto di recente, in inverno, quando ho partecipato all'Estetica International a Roma. Mi hanno regalato alcuni prodotti, li ho provati, questi sono dei campioncini ovviamente. Lo scrub viso all'albicocca, ottimo, delicato, profumazione buonissima e molto efficace. Adesso non riesco a aprirlo, vabbè, comunque è terminato. E il marchio Nakomi inoltre è un marchio che come dire, ha molti prodotti bio, infatti vedete organic face scrub, organic è il termine inglese per dire biologico, bio, quindi è anche un prodotto che ha un ottimo rapporto ovviamente qualità-prezzo. Questi sinceramente vorrei comprarne degli altri. Andiamo ancora avanti. Ho terminato il mio amatissimo, per cui non mi soffermo, prodotto della COP. Scusate, mi è caduto tutto. Il mio latte detergente della COP, della Vivi Verde, appunto COP, è un latte detergente che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Io questo lo ricompro spessissimo. Raccolgo un attimo i prodotti, scusate. Eccoli qui riposizionati. Ho terminato questo altro scrub viso, questa volta, aspettate che la macchina metta a fuoco, i frutti rossi bio della Biofficina Toscana. Questo è uno scrub viso meraviglioso, sembra uno yogurt. Se riesco vi linko anche
e ecco, vedete, vi linko anche diciamo il prodotto in uso quando l'ho acquistato, in modo che vediate la consistenza. È un marchio dall'ottimo rapporto qualità prezzo, perché ha la certificazione appunto bio, e è cruelty free ed è un prodotto adatto ai vegani, e ha una buona quantità perché 100 grammi insomma non è male, ed ha una durata di 6 mesi dal momento dell'utilizzo. E diciamo che questo vorrei veramente ricomprarlo, un ottimo face scrub sia per la profumazione, per la consistenza e l'idratazione che regala, sembra quasi yogurt quando lo mettete sulla pelle, ottimo. Ho terminato questo prodotto che al Cosmoprof dello scorso anno mi era stato regalato, è un marchio nuovo che io non conoscevo, Calais. Questo è un solare con protezione filtro 30 UVA UVB, ha un'azione antirughe ed elasticizzante ed è waterproof. La cosa simpatica è che è senza parabene e con Alpa Light, quindi diciamo un prodotto sicuramente valido. L'ho trovato in farmacia e l'abbiamo utilizzato in famiglia, ovviamente non l'ho usato solo io, io l'ho usato prevalentemente per le zone del viso, per cui l'ho usato veramente con coscienza sulle parti più delicate, valido. Andiamo ancora avanti. Allora, questi prodotti, questi vi linko subito il tipo di prodotto di cui stiamo parlando, sono delle come dire, patch, quindi dei piccoli adesivini così trasparenti che ho comprato presso Sephora, il nome è Face Deep Hyaluronics, e servono questi piccoli adesivini, e si mettono alla notte, per schiarire le macchie scure della pelle o derivanti da acne o dall'età o solari. Io ne ho usate due confezioni e mi sono trovata bene perché veramente è efficace, cioè nel tempo schiarisce i brufolini, cioè scusate, le macchie derivanti nel mio caso da brufolini, per cui lo consiglio. Considerate che in ogni confezione ce ne sono 20 se non erro, per cui questi equivalgono a 40 giorni. L'efficacia la ditta la promette dopo i primi 30, per cui io con 40 giorni mi sono sentita soddisfatta. Andiamo ancora avanti, e questo mese ho provato due maschere nuove per il viso. La prima è al collagene di maialino, vi linko la maschera, mi sono trovata molto bene, e la seconda è taiwanese, mentre questa, scusate, non l'ho detto, è coreana. Questa è stata una maschera taiwanese, il marchio è Mask Kingdom, una maschera schiarente, ovviamente con una sola applicazione l'effetto schiarente non l'ho testato, ma sicuramente è ottima per rilassarsi una serata e regalarsi un momento di bellezza. Ho terminato infine, ultimi prodottini, dei nuovi dischetti struccanti della Mauris, senza infame e senza lode, insomma mi sono trovata bene, ma insomma non è che mi abbiano entusiasmato più di quelli che in genere uso, per cui neutro, giudizio neutro. Ultimo prodotto, e ho terminato di utilizzare la spugna Konjac, questa come vedete ormai è terminata, ma io le spugne Konjac, insomma si vede che è usurata, le spugne Konjac per il viso le adoro e le continuo a ricomprare. In questo momento ne sto utilizzando infatti una di un nuovo marchio. Ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, se sì non dimenticate di lasciare un like e di sottoscrivere il canale. Ciao, a presto!